È una cosa. Mi viene da piangere. Che bello! Non sto esagerando, ragazzi. È veramente venuto benissimo. È una cosa stupenda. E con il calare delle tenebre vi do il benvenuto al secondo episodio della Tabicraft Red. Ragazzi, tranquilli, non sono diventato cattivo, ma questo libro mi sta facendo scoprire lati di me che non avevo mai visto. Mi avete dimostrato un supporto fantastico nello scorso video, mi avete lasciato più di 2000 mi piace, vi è veramente piaciuto tantissimo la nuova serie, la Tabicraft Red, in mezzo a tutti questi cavolo di funghi. Cosa abbiamo in mente di fare oggi? Vedete questi piloni di redstone? Che cosa sono? Sono dei segnapunti, insomma, degli spilli. Avete presente quando magari vostra nonna cuce? Noi terremo ferma quest'isola, perché quest'isola continua a muoversi, fungo di lì, fungo di là, spunta come i funghi comunque queste isole. Faremo una cosa, non vi dovete spaventare ragazzi, è un riferimento a Death Note, anche se è teoricamente sbagliato questo riferimento, comunque poi lo capirete. È una stella particolare, la vedrete solo in questo episodio come questo simbolo, quindi è brutto, è veramente brutto come simbolo. Io non mi piacciono queste cose qui, solo che quando l'ho vista in Death Note ho detto perché? Comunque oggi per la prima volta daremo in assoluto una forma alla nostra base della vanilla, perché è sempre stato un insieme di pixel art. Ma adesso vi spiegherò durante il timelapse che cosa faremo di questa base. Tra l'altro devo andare nel Nether, perché anche qua dovrò prendere un bel po' di cose. Insomma, questa base sarà veramente gigante. Vi metto uno screenshot qua, che l'ho postato sul canale Telegram. Mi raccomando, seguitemi anche sul canale Telegram. Ah, devo cambiare la texture perché questa qui non va bene, questa qui nera, perché dobbiamo fare una stella rossa. Quindi ragazzi, seguitemi su Telegram perché lì metto tipo tutti gli aggiornamenti di tutti i video. Tra l'altro guardate quanto cavolo scava veloce qua. E non abbiamo neanche il beacon che ci dà sollecitudine. Ok, scrivo il mio nome nel Death Note, va bene. Va bene, ok, ho capito. Sollecitudine 2, che è veramente una cosa che non avevo mai provato e ci sono rimasto tipo oddio, la mucca infernale! C'è la mucca infernale! Avete mai visto Mucca e Pollo, dove c'è tipo il diavolo con il culo rosso fuori? Che schifo. Io ho sempre odiato quel cartone perché il diavolo mi faceva paura. L'ultima cosa, ho scoperto una cosa bellissima. Avete presente che tipo io qua c'ho scritto pollo cotto, no? Io posso rinominare uno stack intero, tipo così. Lo posso chiamare per il costo di un livello e basta, un 64. Posso chiamarlo pipistrello cotto. No, è razzista perché è nero il pipistrello. Minecraft è razzista. Ma io ho visto che si poteva fare, cioè si poteva rinominare uno stack di cose. Comunque ho fatto un collegamento alla vecchia base, perché voi, ho fatto un sondaggio, infatti ne farà un altro qui in alto a destra. Molti di voi mi hanno detto che si sono affezionati tantissimo alla vecchia base azzurra e che non volevano che la cambiassi. Però è una cosa momentanea, ve l'ho detto, non preoccupatevi. Vi lascio il timelapse. Ci siamo! Mi fa malissimo la mano. Ho dovuto tenere premuto il pulsante per non so quanto. Ah, il piccone è diventato una cosa tipo una specie di non lo so, ma se aveva tocco di velluto adesso veramente. L'altra volta ho detto che carta vetrata è diventata una specie di motosega. Non fate battute strane. Questo è quello che abbiamo fatto in circa 10 minuti. Abbiamo scavato tutta questa mezza montagna qui. Abbiamo scavato 3 livelli anche sotto. Abbiamo riempito tantissime, cioè queste qui sono tutte piene praticamente, abbiamo netherrack infinita. Adesso torniamo nel portale. Dovremo ancora scavare, dovremo scavare della sabbia però dopo. Adesso dovremo fare la forma della stella e poi dopo la dovremo riempire tutta, perché è una base e quindi sarà proprio non una forma e basta. Non voglio spoilerarvelo, anche se forse avrete visto qualcosa in copertina. Comunque, vi spiego a grandi linee cosa dovrei fare. Vedete quel blocco lì? Guardatelo, è lì in cielo, l'ho messo lì. Dobbiamo andare là sopra con questi blocchi qua e fare che cosa? Dobbiamo iniziare a fare la stella. E mi sa che
lo so, ci sono un po' troppi timelapse, però vabbè, lo usiamo per parlare di quello che è successo in fiera, di quanto è stata bella questa fiera qui del Malpensa Fiere. Ragazzi, se potete, venite in fiera perché è bellissimo, veramente. E vorrei iniziare a vendere anch'io le mie magliette, però vabbè, ve lo spiego nel timelapse. A dopo, bella! Ah, comunque, se non ve l'ho detto, su ogni punta della stella ci sarà un beacon che sale al cielo e al centro ci sarà una sorpresa, cioè sarà bellissimo, una storia veramente molto bella e tratta veramente di una storia vera. Ragazzi, mi fa malissimo il mignolo perché. Ah, mi fa malissimo. Adesso me lo stacco. Mi stacco il mignolo. Mi fa malissimo. Non so come potrei fare altrimenti. Perché devo tenere premuto lo shift. Perché sennò cado. Cioè, vi immaginate 130 blocchi da qua? Poi non è finita, dobbiamo fare anche il cerchio, che è la cosa più difficile, e poi vi spiego come cavolo ho fatto a calcolare la distanza per fare un cerchio perfetto. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Non dovrei essere fiero di questa costruzione, ma abbiamo finalmente fatto il tetto. Eh già, perché questo era solamente il tetto della nostra base. Quanto siamo tetri oggi? Mangiamo pipistrelli e costruiamo stelle. Allora, vi spiego come è stato reso possibile questa cosa qua. Ho dovuto fare veramente delle operazioni matematiche perché con gli angoli e le cose. Non c'avevo voglia, insomma, di provare, provare, provare perché è comunque su larga scala, quindi ho preferito stare lì col foglietto a scrivere. Infatti qua ho pieno tutto sto death note di calcoli. Mi tolgo le cuffie, comunque le uso solamente per sentire la musica, perché tanto con i giochi di Minecraft, essendo in un'isola di funghi, non spawnano i mob, quindi non devi aver paura di niente. Lochino? A parte di Locchino sotto il tavolo. Qui abbiamo fatto, siamo partiti da qua, abbiamo fatto 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, così fino là in fondo. Cioè, potete capire quanto cavolo ci ho messo? Tutto da shiftato perché se cado qua muoio, non ho l'elitra perché non abbiamo ancora battuto l'Ender Dragon e non siamo andati ancora in nessun End City. Qui invece è la stessa cosa praticamente perché è speculare all'altro lato ed era comunque sì 2-2-2-3. Mentre questo è stato 4-4-4-4. Quattro, quattro, è sempre stato da quattro questo qui. Adesso cosa dovremmo fare? Dovremmo anche battere il Wither perché ci serviranno comunque i beacon. Uno ce l'abbiamo già. Dovremmo vedere com'è andata la farm di Golem perché sono state FK tantissimo anche lì. Dobbiamo mettere un beacon qui, un beacon là, un beacon là. Insomma, per ora ce ne abbiamo tre sicuri. Dobbiamo farmarne altri tre, cioè altre 9 teste di Wither perché abbiamo tre teste di Wither nell'Ender Chest. Quindi ora dovremo fare un'altra cosa. Dovremmo fare. Mamma mia. Dovremmo fare il cerchio. Il cerchio è qualcosa di. È difficilissimo. Il cerchio è forse la cosa più difficile. Io faccio una breve pausa perché sto morendo, scusatemi. Sta morendo il minion, non riesco più a muoverlo. Ok, siamo tornati. Ho fatto un pilone qui sotto così che potessi prendere giusto, giusto, giusto la mira. E sarà veramente difficile perché dovremmo stare così a guardare ogni pixel. Perché sì, questi sono pixel. E poi. Vi spiegherò di che cosa. Di che cosa. Vi faccio una dimostrazione qui mentre costruisco. È la mia connessione o. È la mia connessione? No, ho tenuto premuto più poco. Io ho paura che abbiamo tipo invocato Herobrine. Adesso lui ce la sta facendo pagare togliendoci la connessione internet. Ah! Herobrine e la stella satanica. Il pentacolo. No, scherzo, ragazzi.
È Anna che mi ha addossato, cioè mi ha hackerato la connessione, Anna, stupida Anna, 69, tra l'altro Alex 69 e ho 69 livelli, coincidenza? No. Con la pioggia è un po' brutto il timelapse, però siamo riusciti a fare questo mega cerchio. È difficilissimo per... Oh! Stavo cadendo. È difficilissimo perché devi ogni volta non perdere il conto di quanti pixel hai disegnato. E io sono su Paint a fare... Mamma mia! Ho fatto solamente uno spicchio, quindi sono al 25%. Devo fare adesso tutti gli altri spicchi. Voglio uccidermi. Veramente. Al centro di questo coso. Ragazzi, mamma mia, sta venendo una cosa tipo bellissima. Il problema è che mi sa che ho sbagliato tutto uno di, cioè di tutto un blocco nell'altro lato. Cioè, adesso, tanto se dovesse cadere cadrei nell'acqua, quindi non mi preoccupa tanto, però è difficilissimo stare su questo bordo strettissimo qua. Ho sbagliato qui, mi sa che devo allargare tutto di un blocco, quindi devo mettere a posto. Che palle. Ok, ho messo a posto. Ve lo faccio vedere un secondo, ma è un qualcosa di... Cioè, è un progetto grandissimo questo. È veramente un progetto... Wow! Non so se... Non lo so. Sono... Non so cosa dire, veramente. È troppo... Cioè, guardate quanto è imponente. Quanto cavolo è imponente sta cosa qua. Voglio vedere una vanilla fatta così. Voglio veramente vederla. Infatti la sto vedendo, mi piace. Perché voglio vederla così? Oh, ecco, così vedo la prospettiva di Loki. Ma se tipo faccio così mi vedete doppio. Wow! Che cosa strana non è! Ah! Che strano. Va bene, mi rimetto in alto e vi faccio vedere l'ultima parte. Cioè, devo rifare la stessa cosa e devo chiudere questo cerchio qua, insomma. Grande quanto tutta un'isola. È una cosa... Non ci avrei mai creduto, veramente. Ok, siamo riusciti più o meno ad aggiustarlo. È stato veramente tanto, ma tanto complicato. E adesso dobbiamo solamente fare l'ultimo spicchio, cioè l'ultimo 25%. Non vedo l'ora di finirlo, anche se dopo dovrò andare a scavare tantissima sabbia, trasformarla in vetro e fare tutto il tetto della nostra base. Così che non pioverà mai più perché qui piove sempre, l'avete visto nel timelapse, piove sempre, quindi ci facciamo un mega ombrello satanico. Mi sto accorgendo che forse era giusto come era dall'inizio e devo rifare tutto dall'inizio. Ah, è difficilissima sta cosa. L'avevo fatto giusto, solo che poi mi vengono i dubbi e dico no, rifaccio. Invece era giusto. Ragazzi, finalmente abbiamo completato. Ah, c'è la luce spenta. Fanculo. Bagno. Dovremmo andare. Ah! Sto cadendo. Dovremmo andare in un deserto e rubare tantissima sabbia. Anche se vorrei rubare quella dell'isolotto lì perché non voglio vedere cose che non siano un micelio di fianco alla mia isola. Quindi sì, mi sa che andrò a rubare tutto quell'isolotto lì. Poi lo cuoceremo nella nostra fornace che è là sotto e dovremo ricoprire tutta questa stella. Cioè, guardate le dimensioni di questa stella, guardate quanto è grande. Dovremo farla diventare tutta completamente... C'ho anche voglia. Però voglio vedere il risultato finito perché è bellissimo, dovrà essere una cosa bellissima. Dovrà essere tutto di vetro rosso. E poi metteremo dei motivi con la terracotta rossa. Sarà veramente bello, però...
Da spararsi, veramente. Lucky Baker. Intanto posso prendermi i piedini con passo gelato. Ah, che bello il ghiaccio con sta texture pack. Oh mio Dio, ragazzi, guardate, guardate da qua. Guardate da qua quanto è cattiva la base. È cattivissima di notte. Quella stella lì con il beacon al centro. Ragazzi, fa paura. Fa veramente paura. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, è bellissimo. Oh, eccoci qua. Adesso dovremmo prendere un po' di sabbia. Un bel po' di sabbia. No, sotto c'è l'arenare, che infamata. Già che ci siamo ragazzi, mettiamo tutte queste stacche di sabbia nella nostra super fornace che avevamo fatto nello scorso episodio. Perché? Perché serviva proprio a questo. Quindi le mettiamo qui sopra, mettiamo tutto qua. Ma i carrelli vanno? Ok, tutte le fornaci sono entrate in azione, quindi ci sono i nostri carrellini che stanno portando la sabbia ovunque. Ma la stai portando? Perché qui non scende? Ci sono alcuni in cui non scende. Non so, ci sono alcuni in cui... No, tu no. Tu no, tu non vuoi bruciare la roba. Stavo affogando, raga! Stavo affogando. Ma scusa, se c'hai i piedini così. No, allora, se c'hai i piedini così, perché si è annullato? Ah, perché c'è il sole e si ghia. No, devo continuare a muovermi per tenerlo attivo. Non lo sapevo. Cioè, guardate. Cioè, se sto fermo, va sotto il ghiaccio. Cioè, si scioglie. Devo continuare a camminare. Ma che infamata. Oh, l'inventario pieno, mi sono buggato. Ah no, ok. Mi ero buggato. Ah! Come ho fatto a togliermi prima? No, toglietemi! Ok. Ah. Andiamo a depositare tutto nella base e poi torniamo a riprendere tutta questa sabbia ed erba che ci servirà dopo l'erba perché con il bone meal dovremo fare i fiorellini rossi, quindi ci servirà una distesa tipo immensa. Ma quanto è bella la base così? Mamma mia! Ho capito perché ci sono i funghi qua. Ah, vabbè, ovviamente perché piove sempre. Ma un'altra cosa... Ci sono i funghi perché servono tipo da ombrello. Cioè, vedi, loro hanno i funghi qua per non bagnarsi. Guarda, hanno i funghetti per non bagnarsi. Metto qui. Oh, che bello. Una roba. Mettiamo tutta la nostra sabbia qui dentro. Forza, lì. Dovremmo anche fare una sessione di mining perché ci manca tantissimo, tantissimo carburante. Non abbiamo niente per cuocere qua. Porca puzzola! Come cavolo facciamo adesso? Ecco, stavo cercando un po' di carbone. Fortuna. Oh, grazie. Ecco qua il carbone che mi serviva. Da notare qua che passo gelato è utilissimo perché qui sarebbe entrata tutta l'acqua se noi non avessimo camminato tutto attorno. Ecco appunto. Sono dimenticato sto pezzo. Se non avessimo camminato tutto attorno a quest'isolotto qui, non avremmo potuto farlo così facilmente. Anche perché entrava l'acqua, ecco. Infatti, è troppo bello il passo gelato. È una delle invenzioni di Minecraft più belle che potessero mettere. È una cosa... Mi viene da piangere, veramente. Piove sempre qua. Dove resto tetto. Comunque, l'area del cerchio, se l'avete studiato in geometria, si fa pi greco raggio alla seconda. Quindi, non mi ricordo bene quanto era largo il nostro cerchio. Mi sembra fosse una cosa tipo larga, cioè il raggio fosse 80. Quindi se adesso mi metto a fare con la calcolatrice, sono stanchissimo, scusate, 80 per 80 uguale... No, veramente? È così tanto? No, è tantissimo, raga. 3,14. 20.000. Faccio l'arachiri qua. Dai, mi sono sbagliato. No. Non mi sono sbagliato.
No. Andiamo alla punta lì e vediamo come viene, se viene carino. Non ho mai provato, cioè ho solamente costruito lo scheletro nell'altro mondo e... A parte che potrei mettere un attimo il beacon qua. Beacon dovrebbe essere qui dentro, esatto. Piazziamolo! Vediamo se parte o se qualcosa lo blocca. No, mi sa che c'è un blocco che lo interrompe. Allora dobbiamo andare là e toglierlo. Quando arrivo? Cioè, ho già fatto 64 blocchi. Quando c***o? Ma l'ho già superato? Ah no, è qua. Mi sono messo di fianco, quindi è questo blocco che devo togliere per far sì che il beacon mi spara flash in faccia! Ok, proviamo. Se dovessimo mettere questo qui, adesso diventa rosso solamente da qui in poi. Che roba strana. Vabbè, comunque lo metteremo tipo anche lì sotto. Sì. Ci servirà tantissimo, tantissimo vetro. Sarà una costruzione lunghissima da fare, ma ne varrà la pena perché secondo me sarà bellissima. Ok, abbiamo finito tutti i vetrini. abbiamo fatto uno stacco e mezzo solamente questa parte. Vi immaginate quanto ce ne serve per fare solamente questo spicchio qua? Da mettersi le mani nei capelli, letteralmente. Ho paura, è troppo grande sto progetto. Però dobbiamo finirlo, l'abbiamo iniziato. Ogni cosa che io inizio, la finisco. Togliamo sto pilone qua. Mettiamo il vetrino qui. Così, ok. Scegliamo velocità. Allora, abbiamo due beacon adesso. Devo preparare tantissimo vetro. E poi... potrò fare un timelapse di io che riempio tutta questa stella qui con il rosso. Siamo più o meno riusciti a prendere questi stack qui. Wow, 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 che bello! Non sto esagerando, ragazzi, è veramente venuto benissimo. È una cosa stupenda. Ve lo faccio vedere tipo anche dalla prima persona così, terza persona. Adesso prima persona. Wow, wow, che figata! Pensate tutta la stella così con questo effetto qui della luce di redstone. Devo ancora vederlo da sotto, aspettate che sposto la telecamera. Mamma mia, sono stra-emozionatissimo. Che bello, che bello, pensate tutta la stella così. Con tutti i beacon ai lati. No vabbè, ma è troppo bella, raga. Raga, è un qualcosa di troppo bello. Niente, per oggi siamo riusciti a prendere solamente questa sabbia qua e questo vetro qui, questo colorante più che altro, perché è difficile da prendere il colorante rosso. Avrei voluto fare tutto in un solo episodio, ma non mi sono reso conto della quantità di lavoro da fare dietro. Ormai sono 4 ore che sto registrando. E... sì, potremmo prendere l'ultimo beacon. Facciamo così, prendiamo l'ultimo beacon. O lo prendo nel prossimo episodio. Non lo so, c'è veramente tanto lavoro da fare. Io sono stanchito e devo anche editare il video. Vabbè ragazzi, mi dispiace, non avrei mai voluto. Avrei voluto completare almeno tutta la stella, ma sono distrutto veramente. Io penso di concludere qua il video. Abbiamo fatto questa costruzione bellissima. Ci è voluto tantissimo tempo per fare il cerchio, tantissimo tempo per fare la stella, soprattutto shiftando il mignolo, volevo tagliare. Abbiamo preso tantissima sabbia, l'abbiamo trasformata in vetro, abbiamo preso il colorante. Insomma, un episodio ricchissimo, veramente molto molto ricco. Spero che anche a voi vi sia piaciuto. Nel prossimo continuiamo questa stella. Magari uccideremo 2 Wither in un solo episodio. E niente, se questo episodio vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, per favore, perché sosterrete tantissimo la serie. E ci sto mettendo... se gli episodi vecchi ci metto 40 minuti, questi ci sto mettendo 4 ore ognuno. E... lo sento, veramente è anche difficile da montare il video. Quindi mi aiutereste tantissimo con un bel mi piace e un commentino con scritto magari quali altre cose mega galattiche potrei fare per questa Atabicraft Red. Cioè, guardatelo dall'alto quanto è bello. È troppo bello. È veramente troppo 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 bello. Quindi, dall'occhio è tutto. Spero moriate entro 40 secondi. Ciao.